Ora sei pronto per creare un foglio in Smart Sheet. Ma come si definiscono e gestiscono le informazioni che contiene? La buona notizia è che i nostri fogli hanno colonne con proprietà uniche che rendono più facile definire quei dettagli e gestire il tuo lavoro. Il modo in cui imposti le colonne è persino più importante del tuo foglio. Avrà un impatto su report, regole di automazione, dashboard e altro ancora. Esaminiamo tutti i tipi di colonne che puoi utilizzare per potenziare i tuoi fogli e come modificare le proprietà delle tue colonne. Prima che tu lo chieda. Sì, devi essere un amministratore per gestire, controllare e spostare le colonne. La prima è la colonna principale, la colonna fondamentale di qualsiasi foglio, destinata alle informazioni chiave. Ad esempio, il mio foglio serve per il monitoraggio delle attività. Quindi chiamerò la colonna principale nome attività per semplificare le cose. Se voglio creare una gerarchia nelle mie righe, posso aumentare e ridurre il rientro delle righe nella colonna principale del foglio. È importante notare che la colonna principale è l'unica del tuo foglio in cui devono essere utilizzati del testo o dei numeri. Nella mia colonna nome attività, inserirò semplicemente il nome delle attività man mano che le aggiungo al foglio. Se vuoi modificare le proprietà di una colonna, niente paura. È sufficiente cliccare due volte o cliccare con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna per modificare il nome o il tipo di colonna. Diamo un'occhiata a tutti gli altri tipi di colonna. Puoi scegliere tra le seguenti colonne: elenco dei contatti, data, elenco a discesa, selezione singola, elenco a discesa, selezione multipla, casella di spunta, simboli, numerazione automatica o sistema. Ma a cosa servono tutti questi tipi di colonna? Siamo felici che tu l'abbia chiesto. Le colonne elenco dei contatti semplificano l'assegnazione di righe ai contatti dagli elenchi dei contatti di Smart Sheet, composti dai nomi e dagli indirizzi email dei tuoi colleghi. Nel mio foglio questo rende più facile, per chiunque abbia accesso, sapere chi è assegnato a cosa. La maggior parte delle attività sono sensibili al fattore tempo. Le colonne con proprietà data consentono di visualizzare le date su un calendario, cosa molto utile per impostare promemoria al fine di rispettare le scadenze. Per questo progetto, ho bisogno di una timeline più approfondita. Quindi imposterò le date di inizio e fine in due colonne per visualizzare il lavoro come un diagramma di Gantt. Mi aiuta a mantenere il team sulla buona strada per completare le milestone chiave. Le colonne di elenchi a discesa sono ottime per rendere i tuoi dati più coerenti, organizzati e più facili da utilizzare. Dopo averne aggiunta una al mio foglio, posso passare alla visualizzazione cartellino per organizzare e assegnare le priorità alle attività in corsie diverse. Puoi anche aggiungere più voci di elenco a una colonna rendendola una funzione a discesa, selezione multipla, ideale per quando a una riga si applicano più elementi. Per comunicare al team che un elemento di lavoro è completo, ti consiglio di aggiungere una colonna casella di spunta. Questi segni di spunta sono facili da scansionare. A proposito di condivisione delle informazioni a colpo d'occhio, abbiamo anche colonne di simboli. Puoi scegliere dalla nostra libreria di set di simboli per segnalare lo stato, contrassegnare gli elementi urgenti o contrassegnare quelli preferiti. Abbiamo anche le opzioni di colonna numerazione automatica. Modificato, data, modificato da, creato, data e creato da. Le proprietà di numerazione automatica rendono abbastanza facile tenere traccia degli elementi assegnando a ogni riga un ID univoco. Le altre colonne generate dal sistema sono ideali per tenere traccia delle date di creazione e modifica, nonché di chi ha creato o modificato una riga e quando. Come ti ho detto prima, devi essere il proprietario o l'amministratore del foglio per gestirne completamente le colonne. Ciò include l'inserimento o l'eliminazione di colonne, la loro ridenominazione e la modifica del loro layout. Solo i proprietari e gli amministratori possono nascondere e bloccare le colonne, impedendo alle persone di modificare i dati al loro interno. Se non sei il proprietario o l'amministratore, puoi comunque ordinare o filtrare le colonne per visualizzare i sottoinsiemi di dati del foglio.
Salverò un nuovo filtro sul mio foglio e lo condividerò con il mio team, in modo che tutti abbiano accesso alla stessa visualizzazione dei dati. È particolarmente utile quando il tuo foglio ha molte righe. Infine, ma non meno importante, le descrizioni delle colonne mi danno la possibilità di condividere come mi aspetto che le persone utilizzino le colonne nel foglio. Il mio team avrà tutto il contesto necessario per comprendere lo scopo di ogni colonna e contribuire al foglio, quando glielo chiedo, ovviamente. E questo è tutto ciò che devi sapere sui tipi di colonna. Passa un po' di tempo a giocare con tutti i vari tipi di colonne. Quelli di cui avrai bisogno dipendono dal progetto o dall'incarico, quindi non fa male essere esperti. Per saperne di più, visita la guida e il centro di apprendimento di SmartSheet.